Aprile è il mese della prevenzione dall'ictus, che è la seconda patologia per la quale si muore di più nel mondo, ma per la quale qui da noi in genere non riceviamo cure adeguate. Si pensi che in Italia sono 1 milione le persone che convivono con i postumi dell'ictus, ma solo 6 regioni hanno la stroke unit, l'unità specializzata con i percorsi assistenziali adeguati per la loro riabilitazione. Sono la Valle d'Aosta, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, l'Emilia Romagna e le Marche. Nelle restanti regioni, tra cui anche quelle meridionali e la Campania, la documentazione che regola questo ambito di assistenza non è aggiornata, è dichiarata non operativa oppure non è pervenuta del tutto. L'ictus colpisce 200.000 persone l'anno, una ogni 3 minuti, eppure il 40% dei pazienti, come avviene in media anche negli altri paesi europei, non riceve le cure adeguate ai più recenti standard scientifici. E quanto emerge dal progetto EIS, European Implementation Score, che ha valutato l'applicazione degli stessi in 10 stati del vecchio continente, in particolare l'Italia si colloca al centro classifica, al sesto posto. Il vero buco nero è la riabilitazione territoriale preclusa alla maggior parte. I risultati del progetto EIS, condotto in 10 paesi, mostrano che per quanto riguarda l'utilizzo dell'attività scientifica nella pratica clinica, l'Italia raggiunge punteggi medio-alti solo in 5 degli 11 indicatori analizzati, contro gli 8 della Svezia, i 10 di Inghilterra e Scozia. Tra i primi ostacoli, le poche risorse, la troppa burocrazia, la mancanza di conoscenza profonda della malattia, la resistenza ai cambiamenti. Ma anche le carenze strutturali. I paesi con migliore assistenza sono caratterizzati dalla presenza delle stroke unit e in Italia ne servirebbero almeno 300, ma ce ne sono la metà, solo 150. Di queste, solo 11% sta al sud, dove risiede però un terzo della popolazione. Il diverso livello tra regioni del nord, del centro e del sud emerge chiaramente dai risultati di questo progetto EIS, pubblicati sulla rivista Stroke. Al meridione dell'Italia, spiegano i ricercatori, ci sono meno campagne informative, mancano protocolli che guidino la transizione tra la fase acuta, la medicina generale e i servizi riabilitativi. Circa 1 milione di italiani porta le conseguenze di un ictus, ma proprio la fase della riabilitazione condotta sul territorio è il vero buco nero dell'assistenza in Italia. Una volta dimesse dall'ospedale, soltanto 2 persone su 10 tra coloro che ne avrebbero bisogno riescono a fare fisioterapia e logopedia regolarmente per favorire il ripristino delle capacità motorie e linguistiche compromesse. Poi, se poi si guarda alla terapia occupazionale, cioè pensata per aiutare il paziente a fare attività quotidiane a livello domestico e sociale, siamo praticamente a zero, tranne qualche centro di eccellenza. E ricordiamo aprile, il mese della prevenzione dall'ictus. C'è un test semplice secondo il quale gli anziani possono accorgersi da soli se sono a rischio di ictus. Ed è stato sperimentato in Giappone dagli scienziati della Kyoto University. Ed è emerso da questo studio della Graduate School of Medicine in Giappone, pubblicato anch'esso sulla rivista Stroke. Questo semplice test, secondo i ricercatori, potrebbe aiutare a identificare le persone che hanno bisogno di maggior sostegno perché più a rischio di avere problemi di salute al cervello, come ad esempio piccole emorragie o danni ai vasi sanguigni. Lo studio ha coinvolto 841 donne e 546 uomini con una media di 67 anni. Gli individui che mostrano scarso equilibrio dovrebbero ricevere maggiore attenzione, in quanto questo potrebbe indicare un aumento del rischio di malattie del cervello e di declino cognitivo. La difficoltà, per esempio, come vedete, di stare per poco tempo in equilibrio solo su una gamba è una misura semplice di instabilità posturale e quindi potrebbe essere, ad esempio, una conseguenza di anomalie cerebrali, per anziani che hanno difficoltà a rimanere in equilibrio per 20 secondi su una sola gamba, che sono più a rischio di subire un ictus. E c'è un'altra spia dell'ictus, il cosiddetto buco di memoria, che è più frequente in chi è più istruito, chi ha una cultura superiore. A dirlo è uno studio condotto presso
l'Università Erasmus di Rotterdam e pubblicato anch'esso sulla rivista Stroke. Gli esperti hanno evidenziato che le probabilità sono maggiori se le difficoltà a ricordare riguardano persone con un alto livello di istruzione. Gli scienziati hanno tenuto sotto osservazione per 20 anni un campione di 9.000 individui, classificandoli anche in base al loro grado di istruzione. E gli esperti hanno indagato se ciascuno avesse dei problemi di memoria ed in tutto il periodo di monitoraggio hanno registrato oltre 1.200 casi di ictus nel campione. Ed è emerso che tutti coloro che dichiaravano di avere di tanto in tanto delle piccole o grandi defiance di memoria presentavano un rischio maggiore di andare incontro a un ictus. Ma questo rischio era considerevole soprattutto per le persone, come abbiamo detto, più istruite. Secondo gli autori ciò è spiegabile col fatto che in generale il cervello di individui molto istruiti è più protetto da problemi cognitivi e di memoria e che quindi quando questi problemi si rendono evidenti già si è verificato qualche danno cerebrale importante. E ricordiamo, aprile è il mese della prevenzione dall'ictus, dunque abbiamo fin qui visto come in Campania, in tutto il sud e anche in alcune regioni del nord, come abbiamo visto per esempio la Lombardia, non veniamo adeguatamente curati se siamo colpiti da un ictus cerebrale perché non attrezzati con questi percorsi, con queste unità specializzate ed integrate dai primi interventi di urgenza fino alla riabilitazione. E siamo ai cosiddetti fattori di rischio. Uno ci lascia veramente interdetti e sorpresi, ma va osservato con attenzione ed è l'altezza, la nostra statura, che potrebbe determinare la predisposizione ad una malattia. Secondo, avete visto, il Karolinska Institute di Stoccolma, incrociando le informazioni anagrafiche con l'incidenza di, per esempio, dei tumori, è emerso che con l'altezza sancono anche le probabilità di sviluppare un tumore. Ogni 10 cm in più di statura corrisponde ad un rischio maggiore di ammalarsi del 18% nelle donne e dell'11% nei maschi. Ed uno studio dell'Università di Leicester in Inghilterra rivela che chi ha una statura breve ha un rischio più alto di malattie cardiovascolari. I risultati dello studio dimostrano che ogni 2,5 pollici, cioè ogni 6 centimetri, equivalgono ad un più 13,5% di rischio cardiaco, il che significherebbe che essere 15 centimetri più bassi comporterebbe un rischio del 32% di un infarto o un ictus. Non è chiaro se queste relazioni sono legate anche ad un ambiente socio-economico povero o all'alimentazione durante l'infanzia, che da un lato determina l'altezza, dall'altra, come abbiamo visto, l'aumento dei rischi. E l'ictus e la menopausa delle donne, c'è un nesso? Probabilmente sì. Uno studio del gruppo internazionale Cochrane sulle donne americane rivela che la terapia sostitutiva in menopausa, la cosiddetta TOS, riduce il rischio di fratture, però aumenta il rischio di stroke, cioè di ictus, di accidenti tromboembolici, di malattie della cistifelle, di incontinenza urinaria, ma anche di tumore. Secondo la ricerca, la terapia estroprogestinica per le donne in menopausa è stata associata con 46 fratture in meno su 10.000 donne, ma quelle che assumono la terapia sostitutiva hanno un aumento del rischio di carcinoma invasivo della mammella su 8 per 10.000 donne, di stroke, cioè di ictus, su più di 9 per 10.000, di trombosi venosa profonda su 12 per 10.000 e di morte per tumore polmonare, embolia, malattie della cistifellea, demenza, incontinenza urinaria. In pratica, la terapia con soli estrogeni riduce sì il rischio di molti effetti collaterali, per esempio le fratture, il cancro invasivo della mammella e la mortalità ad essa correlata. Tuttavia, aumenta, come abbiamo visto, il rischio di ictus e di trombosi venosa profonda. E sempre sui fattori di rischio dell'ictus ci sono altre due spie molto importanti di cui dobbiamo tener conto se nel corso della nostra vita vogliamo tenere basso il rischio di ictus. La prima spia è l'uso dei farmaci.
Il paracetamolo, ad esempio, che come antinfiammatorio preferiamo di solito ai FANS perché è meno dannoso, va però assunto con attenzione. Lo dice in uno studio il Leeds Institute for Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, secondo cui l'uso prolungato di paracetamolo, che poi sarebbe la tachipirina, insomma, assunto tutti i giorni ad alto dosaggio, aumenta del 68% i rischi di infarto e di ictus. Non soltanto, ma il paracetamolo, che agisce inibendo l'azione delle prostaglandine, che sono mediatori dei processi infiammatori, è considerato dai medici più sicuro della più celebre aspirina. Aumenta del 50% il rischio di ulcera o emorragie. Secondo questo il quadro, riferisce il Daily Mail, pubblica lo studio inglese condotto su 660.000 pazienti che hanno assunto quotidianamente paracetamolo fino ad un massimo di 14 anni per lenire, ad esempio, i forti dolori causati da artrite o gravi mal di schiena. In ogni caso, questa presunta relazione tra uso eccessivo di paracetamolo e l'insorgenza di infarti e di ictus va ancora ulteriormente sperimentata. E siamo alla seconda spia, questa volta positiva, perché bere il caffè moderatamente ogni giorno potrebbe aiutare le persone a tenere pulite le arterie, prevenendo in questo modo l'infarto e l'ictus. Ed emerge da uno studio del Kangbuk Samsung Hospital di Seoul, in Corea, pubblicato sulla rivista scientifica Health. La ricerca ha coinvolto oltre 25.000 lavoratori di sesso maschile e femminile sottoposti a regolari controlli sul posto di lavoro. E dai risultati è emerso che chi ha bevuto una quantità moderata di caffè, cioè dalle 3 alle 5 tazze al giorno, ha meno probabilità di presentare i primi segni di malattia cardiaca o di ictus. Come per tutte le ricerche, ovviamente sono necessarie tante ulteriori verifiche per confermare questi risultati e capire bene quale sia il motivo dell'associazione tra caffè ed ictus. Ricordiamo aprile, il mese della prevenzione dall'ictus. Se un ictus purtroppo ci ha colpito e interessato gli arti di un lato, non tutto è perduto, perché qui, oltre alla fisioterapia, che è indispensabile, può intervenire, se si vuole, la robotica. Noi siamo all'altro video, quello successivo. Delle 200.000 persone colpite ogni anno da un ictus in Italia, almeno 50.000 hanno necessità di essere avviate ad un percorso riabilitativo intensivo, continuativo e prolungato. Purtroppo, però, la riabilitazione viene applicata spesso in modo disorganizzato e frammentario. Per l'arto superiore dell'anno scorso è operativo un guanto robotico che permette di poter muovere la mano dopo un danno neurologico. Il prototipo indossabile può essere usato da chi ancora, eccolo qui, possiede l'arto, ma non riesce più a utilizzarlo a causa dei danni neurologici subiti, per esempio un ictus, lesioni dello spinale o del plesso brachiale. Poi c'è l'esoscheletro. L'esoscheletro si chiama HX. Ecco, qui vediamo ancora il guanto robotico con cui la paziente, qui per la verità è un promo, quindi è una paziente sana, però ha indossato il guanto, prende il telecomando. Dicevamo, l'HX consente, questo esoscheletro, al paziente di riacquistare la funzionalità degli arti superiori e delle mani, di controllare i movimenti tramite sistemi a pulsantiera, utilizzabili anche in una carrozzella, per esempio alimentati a batterie, oppure tramite cuffie capaci di leggere direttamente i segnali elettroencefalografici. Per gli arti inferiori, l'uso della robotica consente una riabilitazione allenante, con movimenti ed intensità programmate che tendono ad allenare il paziente al recupero, incidendo anche sulla sua psiche e sull'autostima. La robotica, come vedete qui in questi casi, vedete una paziente che muove le gambe con l'aiuto del robot. La robotica interviene nel recupero degli arti superiori e quindi della prensilità, degli arti inferiori, cioè anche del cammino e del tronco, cioè quindi dell'equilibrio. E siamo all'ictus e la prevenzione, perché l'ictus si può evitare, pensate, nell'80% dei casi, se si osservano adeguati stili di vita, cominciando appunto dal cibo, dalle bevande, dalla tavola, insomma. Il pesce almeno 2 volte alla settimana, soprattutto salmone fresco, pesce spada, pesce azzurro o trota, massimo per esempio 5 grammi di sale al giorno. Poi 3 porzioni di frutta e almeno 2 di verdura al giorno, non più di 2 bicchieri di vino al giorno.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato in circa 2.640.000 i casi all'anno delle morti attribuibili ad un inadeguato consumo di frutta e verdura. Aumentando il consumo individuale fino a 600 grammi al giorno si potrebbe ridurre il rischio di infarto e ictus rispettivamente del 31 e del 19%. E poi il consumo di olio d'oliva. L'olio d'oliva, la frutta, la verdura, il pesce azzurro può ridurre il rischio di ictus fino al 20%. Consumare in particolare agrumi, mele, pere e verdure a foglia contribuisce molto alla protezione. Un incremento di circa 200 grammi al giorno, sia di frutta che di verdura, fa diminuire il rischio di ictus rispettivamente del 32 e dell'11%. Un alto consumo di olio d'oliva extravergine viene considerato come un altro degli elementi che contribuisce maggiormente a proteggere il sistema cardiovascolare. In sostanza, gli omega 3, le fibre, la vitamina B6, la vitamina B12, così come l'assunzione di calcio e potassio, diminuiscono il rischio di ictus cerebrale. Quindi seguire la dieta mediterranea riduce dunque il rischio di ipertensione, diabete, infarto, obesità e sindrome metabolica. Quindi la dieta mediterranea è strategica nel proteggerci, se possibile, dall'ictus.